tutti, benvenuti in questo nuovo video dove finalmente mi vedrete che non sembro malata. Allora, ho fatto dei video prima di questo, me li ho cancellati tutti perché stavo poco bene e non mi sembrava il caso di farmi vedere che stavo male, e stavo veramente male, quindi ho deciso di fare video più avanti. Allora, questo video uscirà a dicembre perché ovviamente tutti i miei video sono, per chi non lo sapesse, sono comunque pre-registrati. Ho aspettato finalmente che la centrifuga finisse, grazie, perché sono in cucina appena finito di mangiare, perché... Allora, oggi che sarebbe il 21 novembre, allora, visto che molti l'hanno visto sui social, volevo... Non so se questo video monetizzerà mai oppure no, ma io comunque voglio informare la gente. Allora, sono stata male, ho avuto una brutta influenza, ho avuto la febbre per qualche giorno e boh, poi ho avuto il raffreddore come tutte le volte. L'unica cosa è che io solitamente non ho mai la febbre. Allora, ovviamente, diciamo che sono stata io comunque a chiedere al mio medico curante comunque di fare il tampone, perché comunque penso che sia una cosa di responsabilità, perché comunque io giro molto, vado comunque a scuola guida, tanta, ecco, quant'altro. E quindi la dottoressa mi fa sì, mi fa comunque accettato la cosa, anche perché comunque avevo comunque un po' di tosse, ancora adesso ce l'ho, perché comunque è brutto di sì, ma l'influenza porta tosse e raffreddore ovviamente. E niente, alla fine è un comune raffreddore, ho fatto il tampone ed è risultato negativo, negativissimo il posto, non ho dovuto nemmeno ripeterlo. Allora, ci tenevo ad aprire una parentesi, porto il tampone. Ah, una piccola cosa che mi ha dato fastidio è quello che le persone, appena sono stata male, mi hanno detto tutti: ah, devi fare il tampone perché sennò potresti avere il co. Allora, sulla prima, io sono una di quelle persone più responsabili del mondo, sia a livello di anticoncezionali, sia a livello batteriologico, sia a livello di tutto. Quindi, forse in alcune cose non tutte, però a livello sanitario sì, quindi sono molto meticolosa. Quando esco porto sempre la mascherina, che se mi sto venendo soffocata. Mi porto 50.000 salviette disinfettanti in borsa, quindi veramente sono di quelle che sono molto 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 meticolosa, tant'è che mi pulisco anche la mia stessa stanza, mi pulisco le scarpe quando entro in camera, in casa, eccetera, eccetera. Quindi sono molto meticolosa. I cani oggi hanno deciso di fare festa nel mio quartiere, non si capisce il perché. La cosa che ci tenevo, per chiunque, per qualunque persona abbia fatto il tampone o dovrà farlo, io mi auguro di no, però spero che questa storia finisca presto perché mi sono rotta un po' le palle. Però sono contenta perché dopo 2 settimane finalmente posso uscire di casa. Ovviamente non è che sto benissimo, comunque sempre un po' di tosse, quindi cerchiamo di non peggiorare la cosa. Però per il resto sto bene, non ho mai più avuto la febbre. Per quanto riguarda il tampone, volevo sfatare il mito di tutte le stronzate che ho sentito sul tampone. Allora, io volevo precisare che a Torino adesso ci sono tutti i tamponi rapidi. Perché prima sono delle strutture dove tu accedi tramite macchina, in alcuni casi, infatti dove sono andata io, che sarebbe lo Juventus Stadium che c'è a Torino, probabilmente quasi a Viena Ria. Sono andata là, praticamente tutto drive-in, tu non scendi mai dalla macchina. In altri casi sì, c'è una fila da rispettare, però comunque è tutta distanziata, però sono tamponi istantanei, nel senso che ti fanno il tampone, aspetti una mezz'oretta, più o meno, non è precisissima, e ti dicono già il risultato. Devi prima compilare un foglio dove ci sono i tuoi dati, queste cose qua. Poi c'è la targa della macchina che viene identificata perché tu entri con la macchina, oppure nel caso di alcuni stand dove vai a piedi, in questo caso no, la macchina ovviamente non serve a nulla. Però nel mio caso hanno scritto anche la targa della macchina per farmi entrare in un tendone, tipo. Allora, a parte ciò, non c'è nulla di spaventoso, non c'è, ovvio che ci sono magari i vigili del fuoco, qualche forza dell'ordine, ma non è niente di tipo, che ne so, i film apocalittici o queste cose qua. Semplicemente ognuno è in fila o in macchina, il tampone è indolore, non si sente nulla, cioè nel senso che sentite un piccolo fastidio, ma non vi staccano pezzi di naso, non vi toccano la bocca. Molto ho sentito che ti ficcavano cose in bocca, nel naso, nell'orecchio, non è vero. Visto che nessuno ne ha mai parlato, semplicemente è un tampone che viene infilato su per il naso. Ovviamente dovete solo fare così, la mascherina tra l'altro non viene manco tirata giù tutta, ma me l'hanno fatta tirare giù fino a sotto il naso a patata che ho io. Ti dicono solo di fare un respiro per ovviamente far aprire le narici,
si girano intorno, come qua vi pulite le orecchie del naso, sì, capo suare, vi pulite le orecchie, solo che loro vi puliscono praticamente dal muco nasale. Tutto qua. Il tampone è rapido perché praticamente è un tampone classico. Sì, scusami, a parte il tampone mi viene da grattarmi. Comunque, è un tampone normalissimo. Ovviamente sì, è un cotton fioc tipo gigante. Ma non è che me lo ficcano su per il cervello. Quindi non sentite nulla, io non sento assolutamente nulla. Quindi è solo un leggero fastidio e basta. Poi, soprattutto noi donne che facciamo pop test, mammografie, ecografie che non sto manco a dire. Ragazzi, il tampone è una minchiata. Ma anche poi noi sappiamo che gli uomini sono un po' più delicati, ma non è veramente una cazzata. Cioè, non vi strappano nasi, non vi staccano i peli né niente, semplicemente un cotton fioc un po' più lungo che serve per prelevare il muco di entrambi le narici. Fine. Prendono questo ben di Dio che serve a loro per vedere se avete. Siete positivi o negativi oppure no? Io ovviamente nella casella c'è positivo o negativo, c'è anche tipo delle clausole scritte tipo che magari se il test non è stato contaminato, se devi rifarlo, oppure se risulta positivo, vi indirizzano con la macchina o con un operatore per rifarlo, per fare direttamente il molecolare, tutto qua. Nessuno vi arresta, nessuno vi ammazza. È una cosa molto tranquilla e boh. Ovviamente c'è chi magari si allarma perché vede persone che hanno le mascherine o magari hanno le tute, ma non è una prevenzione per la sicurezza comunque delle persone che ci sono là. Io l'ho fatto una mezz'oretta, mi hanno dato i risultati. Se sei subito risultato negativo, ti danno subito il foglio, così se devi presentarlo alla voto o a qualsiasi altra parte, tipo io lo presenterò a scuola guida. Se me lo richiederanno anche perché manco da 2 settimane, quindi lo presenterò. E boh, tutto qua. È semplicemente un foglio che viene rilasciato appunto dalla regione, c'è anche il nome del medico, tutto il resto. E boh, i dati personali che attestano appunto che siete negativi, tutto qua. Ovviamente questo non scongiura il fatto che potreste essere poi positivi se andate a spasso e non portate la mascherina, quindi dovete portare la mascherina. Mi raccomando sempre, io lo dico sempre con molta gentilezza. Scherzo, ovviamente sono ironica. Però perché qualunque persona che fa il tampone o queste cose qua, non c'è nulla da preoccuparsi, non vi staccano il naso. Cioè, è una procedura molto blanda, infatti c'è scritto appunto che è indolore, crea un po' di fastidio, più che altro visto che starnute, mi prudeva il naso, come quando mi ficcano tipo una piuma sopra il naso, che vi fanno tipo questi giochini così, tutto qua. Quindi, state tranquilli. So che questo video uscirà tardi, nel periodo natalizio, non è proprio il massimo della libidine, però non sapevo quando farlo uscire, quindi lo incastrerò con qualche video. E quindi siete sereni. So che è un momento difficile per tutti, non lo smetterò mai di ripetere, però cerchiamo di non pensarci, cerchiamo di vedere il lato positivo delle cose, cerchiamo di pensare che poi ci sarà il 2021, sperando che sia meglio di questo. E nient'altro, per quanto riguarda magari le cose Natale, queste cose qua, comunque io quest'anno ho deciso comunque di fare i regali, anche se non vedrò magari tutte le persone, li rispedisco a casa perché comunque penso, ma anche un pensierino c'è bisogno di sbudellarsi il portafoglio e fare dei regali, basta poco, giusto un pensiero, queste cose qua, perché comunque ci tengo che ognuno abbia un pensierino, anche perché appunto non possiamo vedere tutte le nostre famiglie. Quindi secondo me penso che sia giusto carino. Aggiungo questa cosa per rendere il video un po' più carino. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Io vi auguro una buona giornata, una buona serata in base a quando guarderete il video. Mi raccomando, lasciate un like per sostenere il canale se siete arrivati fino alla fine. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, restate iscritti. Se avete problemi, se avete. Potete fare i tamponi e quant'altro, scrivetemi pure nei miei social network. Se volete essere sponsorizzati, se volete, qualsiasi altra cosa, mi raccomando, scrivetemi piuttosto nella community, non qua sotto, perché se no cancello i commenti. Grazie.